Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 42, 22 agosto 1910. Continuando il mio solito stato, avendo perduto i sensi, vedevo molte persone che mettevano in fuga il benedetto Gesù, e Gesù fuggiva, ma dove andava non trovava posto e fuggiva. Finalmente è venuto a me tutto trafilante di sudore, stanco, afflitto, mi si è gettato in braccio, si è stretto forte e ha detto a quelli che lo inseguivano: da quest'anima non mi potete far fuggire. E quelli scornati si sono ritirati e da me mi ha detto: figlia, non ne posso più, dammi qualche ristoro. E si è messo a succhiare al mio petto e poi mi sono trovata in me stessa. 2 settembre 1910, capitolo 43. Stavo pensando a Gesù che portava al Calvario la croce, specie quando incontrò le donne, che dimenticò i suoi dolori e si occupò di consolare, di esaudire e istruire insieme quelle povere donne. Come tutto era amore in Gesù, aveva lui bisogno di essere consolato ed invece consola, e in che stato consola? Era coperto tutto di piaghe, trafitto il capo da pungentissime spine, ansante, quasi morendo sotto la croce, e consola gli altri. Che esempio, che scorno per noi che basta una piccola croce per farci dimenticare il dovere di consolare gli altri. Onde ricordavo quante volte, trovandomi io oppressa dalle sofferenze o dalle privazioni di Gesù che mi trafiggevano, mi laceravano il mio interno da parte a parte, e trovandomi attorniata di persone, Gesù mi spingeva ad imitarlo in questo passo della sua passione. Ed io, sebbene amareggiata fino nelle midolla delle ossa,
Mi sforzavo di dimenticare me stessa per consolare ed istruire gli altri. Ed ora, trovandomi libera ed esente dal trattare con le persone, mercé e grazie all'ubbidienza, ne ringraziavo Gesù che non mi trovavo più in questi incontri. Mi sento di respirare un'aria più libera e di potermi occupare solo di me stessa. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, eppure per me era un sollievo e mi sentivo come ristorato, specie in quelli che veramente venivano per fare del bene. In questi tempi manca veramente chi getti il vero spirito interno nelle anime, perché non avendone non sanno infonderlo negli altri. E insegnano le anime ad essere permalose, scrupolose, leggere, senza vero fondo di distacco da tutto e da tutti. E questo produce virtù sterili che fanno per sbocciare e muoiono. E certuni credono di far progresso nelle anime perché giungono alla minutezza e alla scrupolosità. Ma invece di progresso sono veri inceppi che rovinano le anime ed il mio amore resta a digiuno in queste tani. Onde avendoti io molto dato di lume sulle vie interne ed avendoti fatto comprendere la verità delle vere virtù e del vero amore, trovandoti nella verità io potevo per bocca tua far comprendere agli altri la verità della vera via delle virtù, ed io ne sentivo contento. Ed io, ma Gesù benedetto, dopo il sacrificio che io facevo, quelli poi andavano dicendo delle chiacchiere e l'ubbidienza giustamente ha proibito la venuta delle persone. E Gesù, e questo è lo sbaglio, che si bada alle chiacchiere e non al bene che si deve fare. Anche a me ne dissero delle chiacchiere, e se avessi badato a questo, non avrei compiuto la redenzione dell'uomo. Perciò si deve badare a quello che si deve fare e non a quello che si dice. Le chiacchiere restano in conto di chi le dice. Capitolo 44, 3 settembre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, è venuto il benedetto Gesù da bambino, mi baciava, mi stringeva, mi carezzava e molte volte ritornava con baci e abbracci. Io mi meravigliavo, perché Gesù aveva trasceso con me vilissima a trattenersi con me con baci ed abbracci. Io li restituivo, ma timida, e Gesù, con una luce che usciva da lui, mi ha fatto comprendere che venendo è sempre un bene grande non solo per me, ma per tutto il mondo intero. In modo che con l'amare sfogarsi con un'anima viene a riguardare tutta l'umanità intera, perché in quell'anima ci sono tanti vincoli che uniscono tutti, vincoli di rassomiglianza, vincoli di paternità e di figliolanza, vincoli di fratellanza, vincoli dell'essere tutti usciti e creati dalle sue mani, vincoli dell'essere stati tutti da lui redenti e che ci vede marcati col suo sangue. Quindi, vedendo tutto questo, amando e favorendo un'anima, restano amati e favoriti gli altri, se non in tutto, almeno in parte. Onde, venendo a me Gesù benedetto e trovandoci in tempo di flagelli, baciandomi, abbracciandomi, carezzandomi e guardandomi, voleva riguardare tutti gli altri e risparmiarli in qualche parte se non in tutto. Onde, dopo ciò vedevo un giovane, credo che fosse un angelo, che andava segnando quelli che dovevano essere toccati dal flagello e pareva che veniva preso un gran numero di persone. Allora, oggi abbiamo il contenuto centrale della meditazione, che è il secondo capitolo, che è circoscritto da queste due esperienze peculiari, straordinarie di Luisa, che noi sappiamo sono raccontate per volere dell'Altissimo stesso, insomma, e comprendiamo dalla spiegazione che lei stessa dà, per quello che si rende conto in riferimento all'ultimo episodio che abbiamo ascoltato, alcune motivazioni per cui questo è fatto. E nel capitolo precedente, il 41, l'abbiamo messo perché semplicemente narrava un'altra esperienza particolare di Luisa, quindi Gesù che si presentava a versare nella sua bocca le amarezze, che abbiamo già varie volte affrontato durante i temi di meditazione. Allora, anzitutto il primo capitoletto. Oltre a quel gesto molto particolare, molto intimo che Gesù fa per trovare ristoro,
quindi ci fa comprendere come nelle anime che lo amano Gesù trova un reale ristoro, così come dire, c'è una situazione di sofferenza e di fuga da chi non lo ama, non perché Gesù fugga, ma perché viene messo in fuga, perché viene respinto. Quindi lui trova anzitutto ristoro e cerca ristoro nelle anime che lo amano. E potenzialmente questo ristoro glielo può dare chiunque lo voglia e lo desideri e lo ami. Quindi Gesù fugge e cerca ristoro. Ecco, non è soltanto la descritti di Luisa, no? Anche se uno pensa alla grande rivelazione del Sacro Cuore, dice: ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve altro che ingratitudini, sofferenze, disprezzi e indifferenze, almeno tu, disse a Santa Margherita, consolalo, riparalo e dagli quello che gli altri uomini non gli danno, no? Ecco, questa è una dimensione fondamentale che dobbiamo tenere presente. E poi facciamo un salto al terzo capitoletto. Questo non soltanto consola il cuore di Gesù e non soltanto poi procura ineffabili gioie a chi questo fa, perché Gesù a chi questo fa le gioie le dà, ma ridonda a bene di tutti. E qui c'è un punto misterioso su cui dobbiamo però riflettere, e sono quelle espressioni che riguardano i vincoli che ci uniscono a noi membri dell'umana famiglia. Ecco anche, come dire, fondamenti più profondi, ecco, forti, teologici anche della, per esempio, del valore della fratellanza, no? Allora, noi abbiamo vincoli di rassomiglianza, paternità e figliolanza, non con tutti, ma abbiamo anche vincoli di fratellanza. Tutti usciti e creati dalle sue mani. Tutti siamo stati redenti e marcati con il suo sangue. Attenzione, tutti. Non soltanto i nostri fratelli nella fede. Quindi, anche quelli che non conoscono Gesù, anche quelli che non conoscono il suo amore. Chi non conosce Gesù e non è battezzato, ecco, non ha chiaramente la dignità di figlio di Dio per adozione, come lo hanno i battezzati, ma è una creatura di Dio. E quindi sappiamo, no, che di figlio di Dio si parla in senso stretto, e questo vale per i battezzati, ma si può chiamare una creatura di Dio figlio di Dio in senso largo, appunto non perché ha la somiglianza con la grazia, ma perché è comunque uscito dalle sue mani. L'anima, che ne so, di un cinese che è buddista o di un giapponese che segue Confucio, è uguale alla mia. L'anima è uguale, d'accordo? Non è identico nel senso di essere, ma è uscita dalle mani di Dio, né più né meno di come è uscita la mia. E io, in quanto membro della specie umana, della razza umana, con quell'anima che non conoscerò mai, che vive in Giappone, che adesso è che adora Confucio, adesso non lo so nemmeno bene, insomma, no? Ho dei vincoli. E il bene che io faccio, il principio di unità del genere umano, ridonda a beneficio anche di quello. E se io faccio una riparazione, do una consolazione al cuore di Gesù, sicuramente ne beneficia anche questa misteriosa anima, in quanto facente parte della razza umana. E quello che ho fatto di bene, o quello che ho fatto per consolare il cuore di Gesù, va a beneficio di tutti. Questo è un punto fondamentalissimo per noi cattolici, eh? È anche uno dei motivi, non l'unico, ne parlò a suo tempo sia San Giovanni Paolo II, sia in tempi più recenti Papa Francesco in una catechesi sulla confessione. È uno dei motivi per cui, per esempio, la confessione è un sacramento che richiede un dialogo interpersonale. Cioè, ci sono tanti motivi per cui Gesù ha istituito questo sacramento. Ma il fatto che tu debba comunque relazionarti con un ministro ti fa capire che il tuo peccato non è mai un fatto tuo intimo e privato.
ma produce sempre del male che ricade sugli altri, per cui tu devi riconciliarti non soltanto con Cristo, ma anche con la Chiesa che il tuo peccato ha ferito. E se facciamo attenzione, devi chiedere scusa anche al genere umano. Perché quel poco di male che tu hai fatto, fosse anche, diceva San Giovanni Paolo II nella Conciliazione e Penitenzia, fosse anche un pensiero cattivo che non conosce nessuno all'infuori della tua coscienza e Dio, quello fa male a tutti. Queste non sono, adesso noi qui in questo mondo, purtroppo la nostra conoscenza, dice San Paolo, è imperfetta. Ci sono molte cose che noi non conosciamo, non vediamo, non comprendiamo e che dobbiamo starci dentro per mezzo della fede, eh? Ma questo è veramente così. Nell'altro mondo sicuramente lo vedremo molto molto bene, no? Nell'altro mondo quei vincoli strettissimi sono vissuti nella comunione dei santi. Per cui la beatitudine del paradiso, questo ricordiamolo, è essenzialmente data, certamente, dalla visione beatifica faccia a faccia con la Santissima Trinità, ma accidentalmente si gode, San Tommaso d'Aquino, anche della presenza di tutti gli altri santi e anche della bellezza di tutte le opere create da Dio. Ricordiamo anche tutte le cose che impariamo dagli scritti di Luisa sul Fiat Creante, su come tutto è, come dire, interconnesso e collegato nella creazione. Quindi comprendiamo che si tratta di cose molto profonde, no? Allora, non dice, ma a me non viene Gesù bambino a prendere gli abbracci. Non fai, tu ti metti davanti a un crocifisso, baci le piaghe del crocifisso, e quel bacio alle piaghe del crocifisso tu sappi che ridonda a beneficio di tutti. Che è un gesto di amore affettuoso, intimo, personale nei confronti di Gesù, non lo sa nessuno al di fuori di lui e non lo deve sapere nessuno al di fuori di lui perché queste cose non si ostentano. Ecco. Però fai del bene a tutta l'umanità con quella cosa, sì, perché fare il bene non è soltanto il fare il bene operativo, quindi fare le opere buone che bisogna farne quante più possibile, anche materiali, anche corporali. Tutte le dobbiamo fare, corporali, spirituali, di questo genere, queste le potremmo chiamare non so come, no? Ecco, però anche queste ridondano a bene di tutti. Ecco, e qui entriamo nella parte centrale dove dobbiamo fermarci un pochino di più, perché l'occasione che genera questo insegnamento di Gesù, sono le considerazioni, attenzione, che bellissime, che Luisa fa del suo amore infinito durante la Via Crucis, quando si intrattiene con le pie donne e non è che sono loro che consolano Gesù, ma è lui che consola loro, no? Quindi l'infinita carità del cuore di nostro Signore, che anche in preda a dolori atroci, quindi anziché cercare e prendersi magari quel po' di consolazione derivante da quelle poche anime che gli volevano bene e che erano presenti sul Calvario, si preoccupa di consolare loro, no? E qui, questo è l'aggancio con quell'esperienza di Luisa, no? Dice, sa, mi è capitato di intrattenermi con tante persone e quindi a consolare e stupire gli altri, no? E mi spingeva ad imitarlo in questo passo, che era la sua passione. Dice poi, però, grazie a Dio sono stata liberata e quindi mi posso occupare di più di me stessa e di Gesù. Questo era il suo pensiero. E qui Gesù la corregge. E gli dice: sì, va bene, però sappi che ero molto contento ed era per me un sollievo quando tu facevi queste cose, perché. Il punto. Perché lui si era stata istruita da Gesù su cosa è la vera spiritualità e la vera vita interiore. E quindi parlando con queste persone, sapendo ciò di cui parlava, le edificava. Il fatto che non ci fossero più causa la mancanza di questa edificazione, fatta con umiltà e pertinenza, ma da chissà quello che dice.
Quindi Gesù le amplia subito gli orizzonti, dice: tu non pensa, capito, soltanto a te, questo vale anche per noi, no? E noi non possiamo, la vita nella divina volontà non è, come dire, chiuderci nel nostro guscio e pensare agli affari nostri e dimenticare assolutamente, d'accordo? Non è neanche mettersi a fare, come dire, improbabili e indebiti apostolati improvvisati o fanatismi, profezie o cose di questo genere. Penso che di riuscire a spiegarmi, non andare a prendere di petto la gente, insomma, e fare delle cose, delle stranezze, ma a seconda del nostro stato di vita. Io, per esempio, che sono un sacerdote, questo lo devo fare, come dire, ragione e forza del mio ministero, d'accordo? Nelle circostanze in cui ci troviamo, nelle persone che conosciamo, negli ambienti che frequentiamo, noi ci abbiamo delle opere da compiere, opere anche visibili, non soltanto i giri che ritornano a bene comunque di tutti, ma anche delle, a volte, parole da dire, delle opere da fare, delle azioni da compiere. Ecco. E qui c'è un principio un pochino più generale che vale per farci l'esame di coscienza tutti quanti, per me che sono sacerdote, anche per confrontarmi, insomma, no? Perché qui è chiaro che Gesù, credo che sottointeso, ce l'ha con certi maldestri direttori di spirito. Cosa dice? In questi tempi manca veramente chi getti, attenzione, il vero spirito interno nelle anime, perché non avendone non sanno infonderlo negli altri, ma insegnano alle anime, qui il testo originale dice mi imparano le anime, ad essere permalose, scrupolose e leggere, senza vero fondo di distacco da tutto e da tutti, e certuni credono di far progresso nelle anime, perché giungono alla minutezza e scrupolosità, ma invece sono inceppi che rovinano le anime. Ed il mio amore ne resta digiuno in queste tali. Allora, io comprendo molto bene da sacerdote cosa vuole dire Gesù. Quante volte ci siamo detti che e abbiamo meditato, e quante volte gli scritti ci dicono che la vita nella divina volontà tende a plasmare, ma come già la consacrazione totus tuus, anche se non lo fa quasi nessuno, l'interno, l'interiore della nostra anima. Cioè un rapporto personale, intimo e profondo con Gesù e, chi è anche totus tuus, con Maria. È solo questo rapporto intimo, profondo e personale che genera delle virtù vere, profonde, sode, solide. Quando questo manca, che succede? Siccome, per esempio, uno capisce che deve fare la confessione frequente, fare la confessione frequente è cosa molto buona di per sé in quanto tale. Ma poi bisogna vedere come ti confessi, a cosa fai attenzione. È una confessione ben fatta, per esempio una confessione frequente, quando io, appunto, no, scrupolosità e permalosità, vado a vedere tutta quanta una serie di pagliuzze, per carità, anche reali, no? Ma pagliuzze piccole, reiterate, superficiali, che magari ripeto pure a pappagallo, dico vabbè, tanto questo sicuramente l'avrò fatto, ma non sono manco tanto sicuro, e invece non vado a fondo, cioè, non vado a vedere per esempio gli attaccamenti che c'ho ancora in corso, le intenzioni, quante cose non ho fatto solo per amore di Gesù e anche per amore così Gesù si è rivoltato dall'altra parte, no? Le vere motivazioni profonde che muovono il mio agire, dire Signore ti perdono per questa cosa bella, io l'ho fatta più per essere visto, d'accordo, che non per amore tuo, l'ho fatta più per compiacere quella creatura che non per amore tuo, ecco, l'ho fatta più per la soddisfazione che ci ho provato che non per amore tuo, l'ho fatto più perché speravo che mi dicessero bravo o che mi contraccambiassero o per conquistare la stima o l'affetto di quella persona. Questa è una confessione frequente fatta bene, capito? Perché, cioè, tu se no te pensi pure che quella certa opera l'hai fatta, capito?
D'accordo? Allora la spiritualità, e come ti esce questo? Come arrivi a tale profondità? Se tu con anima interiore, nella preghiera profonda, ti confronti con il Signore, ci parli, le verifichi bene le tue azioni, ma non, cioè, in maniera tormentata, perché le anime permalose, scrupolose, se raschiano, se scorticano perché devono andare a vedere, ma ti metti davanti con calma. Il Signore te le fa vedere tutte quante queste cose, placidamente, serenamente, dice, figlio mio, ma non per accusarti, non per crearti un clima pesante, d'accordo? Ma per aiutarti, per perfezionarti, perché tu sarai felice quando una bella cosa la fai solo per Lui. E quella cosa fatta solo per Lui sprigionerà tutti quanti i cieli di gaudio, di felicità e di gioia per te e per gli altri, se non no, se no sarai sempre un meschino, un poveraccio, un infelice. Ma non ci sta chi getta il vero spirito interno nelle anime. E la cosa drammatica, speriamo che il Signore non la pronuncerebbe anche oggi, anche se c'ho qualche timore che potrebbe essere. Non avendone di spirito interno, non sanno gettarlo negli altri, perché nessuno può dare quello che non ha. E quindi, lungi dall'insegnare a qualcuno ad essere permaloso, scrupoloso o leggero, peggio. Ma invece bisogna insegnare il distacco da tutto e da tutti. Il distacco da tutto e da tutti. Perché altrimenti l'amore resta digiuno, cioè Gesù non si sente amato da chi opera anche il bene senza distacco e confini umani. Questa è la confessione frequente fatta bene. Che vada a verificare queste cose. Non è, cioè, certamente poi abbiamo nella divina volontà, certamente no, se io un giorno mi sono sentito prendere dalla passione dell'ira, quindi mi sono sentito inquieto, insomma, disturbato, infastidito, impaziente, certo che lo dirò in confessione, no? Ecco. Però è più facile individuare questa cosa, perché quando noi ci sentiamo disturbati, ci sentiamo disturbati, insomma, no? Che invece andare al fondo, se non si va a questo livello, non parte, come dire, la vita nella divina volontà, non, cioè, sta inceppata, sta. Lo dice, insomma, anche Gesù, no? E invece di progresso sono veri inceppi, d'accordo? Come quando una macchina, già ho fatto una volta questo esempio, no? Le vecchie 500, 750 che c'erano la levetta vicino al freno a mano, qui già qualche annetto se le ricorderà, che uno le tira e cominciavano a fare e non partiva il motore, no? Ecco, quindi non si metteva in moto perché c'ha sti inceppi. Non serve filtrare il moscerino, dice Gesù nel Vangelo, ingoiare il cammello, d'accordo? E se non è filtrare il moscerino, ingoiare il cammello non è soltanto che chi lo sa quale peccato mortale hai fatto e non lo vedi, no? Filtrare il moscerino e anche andare a renderti a confessare un'inezia, magari anche reale, e non andare però al fondo, d'accordo, delle nostre azioni, ai fini, al perché e al per chi io ho fatto questo. A quanto sono distaccato e a quanto ho a cuore Gesù e solo Gesù in quello che faccio, quello che lui vuole. Questa è la grande spiritualità. E allora così dice Gesù, avendoti io molto dato di lume sulle vie interne ed avendoti fatto comprendere la verità delle vere virtù e del vero amore, cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno anche false virtù e falso amore, cioè non nel senso brutto, ma che sembrano virtù ma non lo sono e che sembra amore ma non lo è. Io insisto tanto su questa cosa perché cioè, entrare in questo processo è doloroso. D'accordo? Perché sicuramente nella nostra anima scopriremo brutte sorprese.
Scoprendo le brutte sorprese, però, man mano che le scopri, vedrai anche Gesù che ti sorride davanti e ti dice: bene, figlio mio, adesso piano piano tu mi hai dato la grazia e mi hai aperto la porta e mi hai dato il permesso di farlo notare anche a te, ma io lo sapevo già. Solo che se lo sapevo io, non cambia niente perché tu continui a fare così, adesso che lo sai anche tu, piano piano, insieme le correggeremo queste cose. È chiaro che poi un'anima come dire, si sobbarcherà anche la fatica che a volte è necessaria per operare queste conversioni, queste rettifiche, questi cambi di marcia, questi cambi di rotte. Una parola conclusiva dice: sì, Gesù, ho capito, io ci ho pure parlato con sta gente, ho pure cercato di insegnargli delle cose, insegnargli delle cose buone per quanto potevo. Poi sono messo a chiacchierarmi dietro. E Gesù dice: si sono messi a chiacchierare dietro. Allora, e qui c'è un principio con cui chiudiamo. Dice: se io avessi stato attento alle chiacchiere che facevano su di me, allora era meglio che me ne stavo a Nazareth e che non cominciavo a fare la predicazione. Le chiacchiere purtroppo sono inevitabili e vanno a sconto di chi le fa. Ora, noi non dobbiamo avere paura delle chiacchiere, dobbiamo però. Attenzione, perché noi non siamo santi come Gesù e nemmeno perfetti come Luisa, ecco, dobbiamo fare un atto di umiltà, dobbiamo non badare alle chiacchiere che si fanno infondate, quindi ingiustificate o per cattiveria, dobbiamo però sempre fare attenzione se ci arriva qualche chiacchiera su di noi, dobbiamo avere l'umiltà di dire: attenzione, non è che io ho fatto qualche cosa che non va bene. Anche se non me ne sono reso conto, magari ho offeso inavvertitamente qualcuno, e magari su questa cosa forse non sono stato molto prudente in questa decisione che ho preso, o in questa parola che ho detto. Quindi, quando arrivo la chiacchiera non deve essere, ecco le intenzioni profonde, no? La paura della chiacchiera non deve essere un freno quando si tratta di fare un bene. Tuttavia, anche se le chiacchiere sono sempre un male, se la divina volontà ti fa arrivare una chiacchiera sul tuo conto, devi avere l'umiltà di dire: bene, hanno detto questo. E non dire subito di no. Ah, no, questo non è vero. O pensare subito a come devi discolparti o difendere. Lascia perdere la chiacchiera. Inquadra la situazione e di: vabbè, ma non è che su questa cosa potevo fare meglio? Sono stato un po' imprudente, precipitoso, mi sono sbagliato. Questo è molto gradito al Signore. Poi, se la coscienza, anche qui silenzio e davanti a Gesù, non l'andare ad ascoltare subito tutti i ragionamenti dell'amor proprio con cui ci giustifichiamo, prima ancora di verificare il problema, abbiamo già 100.000 giustificazioni. Questo non c'ha niente a che fare con quello che ci siamo detti. Tu ti metti tranquillo, non abbiamo paura di niente, di nessuno, non abbiamo paura di confrontarci anche con la critica. Qual è il problema? Non, cioè, se sto sbagliando, che il Signore me ne faccia accorgere è che io possa migliorare. Un atteggiamento sciocco, difensivo, ecco, di chi non vuole mai che gli sia detto niente, è da sciocchi, perché noi siamo poveri esseri umani, non siamo mica il Padre Eterno. E quindi, poi, se è una chiacchiera che dice: oh, ci ho pensato, a me mi sembra, non vedo niente, Signore mio, mi sembra una chiacchiera gratuita, però se ci dovesse essere qualcosa, fammi un pochino di luce, tanto meglio. In ogni caso, le chiacchiere non devono mai diventare un deterrente a fare il bene o, quando è opportuno e quando le circostanze lo richiedono, a parlare del bene.
Beh, no, Santa Vergine Maria, come sempre questi benedetti scritti ci hanno portato dentro molte questioni profonde e delicate che richiedono poi la nostra preghiera e riflessione personale, ecco, per essere adeguatamente trattate nelle nostre anime, perché è per questo che sono state dette da Gesù. La tua mano ci accompagni sempre e ci aiuti soprattutto a tendere verso la vera spiritualità che ci insegna il tuo figlio, che non ha niente a che fare con scrupolosità, permalosità o minuzie, ma con la vera virtù che si impara alla vostra scuola e si confronta, ecco, nel silenzio e nel dialogo intimo e profondo con la vostra sapienza e con la vostra bontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.